Professor Fazzi, lei ha rappresentato l'Abruzzo a questo congresso dei microbiologi italiani. Di cosa si è parlato? Immagino anche di Covid e qual è stato il suo intervento? Allora, abbiamo avuto questo incontro importante, che è il 49esimo congresso della società che io rappresento in Abruzzo, AMCLI, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, ed è la più grande associazione di microbiologi in Italia. Erano 2 anni purtroppo che non era stato effettuato per i noti motivi legati al Covid. Quest'anno abbiamo fatto questa scommessa, io faccio parte del direttivo nazionale, e con il presidente, il dottor Pierangelo Clerici, insomma, si è deciso di ritornare in presenza. È stato, diciamo, un bel incontro. Ovviamente tutti i più grandi specialisti italiani, sia dal lato di chi lavora in ospedale che chi invece dal lato universitario, insomma, che si occupa di microbiologia, ognuno di loro ha dato un contributo. E abbiamo toccato in questi 4 giorni parecchie tematiche, ovviamente tematiche relative a sia problematiche di batteriologia che di micologia che di parassitologia e soprattutto ovviamente di virologia. Quindi si è parlato molto di Covid sotto varie sfaccettature, non solamente dal punto di vista diagnostico, che poi è terreno di nostra competenza, ma anche quello che il Covid ha e sta determinando a livello proprio di cambiamento della società civile e anche delle modalità, insomma, di lavoro del microbiologo-virologo. Perché oggettivamente questa brutta virosi, insomma, ormai la conosciamo tutti, ha impattato fortemente anche sulla modalità di lavoro dei laboratori di microbiologia. E come sempre capita, era successo molti anni fa con l'AIDS, diciamo, questo tipo di problematica ha dato un impulso notevole anche alla ricerca e che sta dando e darà risultati non solamente relativi alla problematica strettamente specifica di Covid-19, ma anche di altre problematiche infettivologiche, virologiche o microbiologiche. Io faccio parte del direttivo nazionale da qualche anno, ho dato un contributo che mi era stato chiesto relativamente alla micologia clinica. Era un incontro dove si parlava anche di ambiente, dei cambiamenti climatici e ho parlato delle micosi e di ciò che sta succedendo anche ai funghi, micromiceti, relativamente ai cambiamenti climatici. Ed è stato un intervento, una relazione che mi ha fatto approfondire veramente degli aspetti, secondo me, molto importanti relativamente a questa problematica, perché il cambiamento climatico sta modificando la virulenza di alcuni ceppi fungini, addirittura sono state generate anche delle nuove specie e i funghi riescono a parassitare sia i vegetali che gli animali che l'uomo, quindi queste problematiche quindi hanno un grosso impatto ambientale perché ci sono e purtroppo ci saranno, ad esempio, delle problematiche a livello di infestazione fungina di cereali con, diciamo, importanti perdite in termini di percentuale di raccolto, oppure un impatto sugli animali che non è di poco conto. Ad esempio, c'è un fungo che sta in pratica uccidendo una grande parte di 7-10% di anfibi. E addirittura già è riuscita ad estinguere 100 specie di anfibi in tutto il mondo, e sappiamo quanto siano importanti, ad esempio, le rane o i rospi o anche altri anfibi nell'eliminazione di insetti, diciamo, comunque deleteri. La stessa cosa sta succedendo, ad esempio, sui pipistrelli.
e c'è un fungo, diciamo, emergente che si chiama Pseudogymnoascus destructans, che purtroppo negli Stati Uniti e in parte nel Canada sta per far scomparire alcune specie di pipistrelli. E pensate che nel 2008, appunto perché c'è stata una moria importante, significativa, quindi di pipistrelli, 1,1 milioni di tonnellate di insetti non sono stati eliminati dai pipistrelli. Questa cosa ha comportato un aumento di spesa per i pesticidi da parte dei farmer, dei contadini statunitensi, ma c'è stato un impatto importante anche sull'impollinazione delle piante, vegetali, perché molti di questi pipistrelli sono frugivori, quindi si cibano appunto di frutta, e anche importanti nella dispersione dei semi tramite le loro feci. Quindi vedete che anche una micosi che colpisce non in maniera diretta l'uomo, quanto possa incidere anche sulla vita non solo dell'uomo, ma anche degli altri animali o delle piante. Questa purtroppo è una problematica che si acuirà sempre di più in futuro, perché si è visto che molte appunto di queste nuove specie o specie comunque già preesistenti di funghi stanno cambiando le loro virulenze in relazione all'aumento della CO2 atmosferica, alla diminuzione dell'ozono, all'aumento dell'ozono, all'aumento dell'umidità, all'aumento quindi in generale della temperatura. E quindi solamente pensando di poter gestire queste nuove situazioni in una visione One Health, cioè unica salute, dove tutti gli attori sono diciamo chiamati ad intervenire e soprattutto a collaborare, quindi parlo degli agronomi per quanto riguarda diciamo le piante, i botanici pure, i medici veterinari per quanto riguarda gli animali e noi invece medici che ci occupiamo di salute dell'uomo. Dobbiamo tutti quanti collaborare secondo questa visione One Health, così come ci è stato consigliato già dal 2001-2002 dall'OMS. E ovviamente l'impatto che potrà essere esercitato da veterinari, agronomi e medici su chi poi purtroppo gestisce direttamente la vita nel mondo, che sono i potenti del mondo, i politici, oppure purtroppo anche le multinazionali, solamente facendo capire a questo corteo, insomma, di personaggi o di istituzioni importanti quanto sia veramente fondamentale cercare di pensare all'ambiente in senso lato potrà garantire ai nostri discendenti un futuro migliore. Diversamente, francamente, sarei un po' preoccupato.